Il giudizio della scienza sul surriscaldamento climatico e sul fatto che noi siamo responsabili è ormai definitivo, è chiaro. Solo Trump, l'UDC e qualche cialtrone non ci credono e continuano a raccontare delle storielle. Questo problema dobbiamo affrontarlo perché ne va della nostra vita, ma soprattutto della vita delle future, generazioni. Quindi anche da noi dobbiamo prendere delle misure che saranno sicuramente draconiane. Una serie di tasse ci aspettano sul diesel, sul gasolio, sulla benzina, sul riscaldamento, sui voli, eccetera, eccetera. È però importante e decisivo che queste tasse siano socialmente giuste. Per tutto perché sono soprattutto i ricchi, possessori delle aziende, che dirigono i progetti di industrializzazione e di deforestazione nel terzo mondo, che sono responsabili di questa situazione. Ma anche perché non sarebbe giusto, sarebbe profondamente iniquo far pagare queste tasse soprattutto ai poveri, perché se tutti pagano lo stesso, come per i premi di cassamalati, alla fine chi ci perdono sono i poveri ed il ceto medio-basso. Quindi dobbiamo trovare la formula affinché tutto quanto viene incassato dallo Stato per diminuire l'inquinamento, come ecotassa, per esempio aumentando il prezzo della benzina, alla fine ritorni agli strati sociali meno abbienti, per esempio togliendo completamente i premi di cassamalati, non solo dando dei sussidi a chi ha molto poco, diminuendo di molto i premi di cassamalati per il ceto medio e basso, così da far ritornare a chi poco ha tutto quanto viene pagato, che invece non deve essere semplicemente tesaurizzato dallo Stato. Solo così queste ecotasse saranno accettabili e saranno accettate dalla popolazione.